Ok, chi è rimasto indietro da allenare? È rimasto Ken, Akiko, Mitsu. Beh, sono tutti quanti allo stesso livello. Quindi per il momento io porterei Yukari e Junpei insieme a Mitsuru. Così Junpei e Mitsuru vanno d'accordo, usano i critici e andiamo. Ah, giusto. Dove sono le persone? 119, 124. Ok, apriamo la nuova via. Sarà una zona nuova? Di sicuro. Ecco qua. La zona che sembrava in memento, finalmente è a posto. Avanziamo. Sembra che le scosse abbiano smesso, state tutti bene? Il percorso verso la scala si è aperto, ora puoi avanzare. Non sappiamo cosa ci sarà più avanti, quindi fai attenzione. E grazie a tutti voi se siamo arrivati fin qui. Lo so, hai ragione. Oh, carina come zona. Molto bella. Questo non si rompe. Cosa fa sto robo? Non si rompe, carino, che si attiva solamente quando siamo vicini. Le ombre saranno più forti di noi? No, sono più deboli di noi, incredibile. Porca miseria, ma quanto siamo forti? Hai ragione però, gioco, dovrei tornare ai piani inferiori, livellare un pochino e poi risalire. Madonna, quanto sono larghe. È vero, meno male che si è mostrata subito questa mano. Allora, va bene così a questo giro, non mi importa. Però una delle missioni era proprio uccidi una nuova mano e portami la moneta. Dai, fai un bel critico. Vediamo, perfetto, debole. Mi rendi la vita facilissima, allora se sei debole ai pugni, mamma mia. Peccato non aver sfruttato il coso arcano. I tuoi... Oh, subito? Così? Va bene. Certo, 7 è poco. Abbiamo più punti esperienza, dai, no. A sto giro non la spreco. A sto giro abbiamo appena ucciso una mano. Dai. La madonna. Cacchio, se è stato utile fare questo. E vabbè, ma se ste ombre sono deboli al taglio, Dio mio, la facciamo facilissima la mano arcana qua, eh. Ah, eccoti qua, Bunkichi. Disperso nell'oro, eh. Chissà se ci riconosce. L'atmosfera è cambiata drasticamente. Ora sembrano delle rovine. Anche stavolta i nemici sono più forti rispetto ai piani precedenti. Occhio. In realtà no. Dentro il forziere da uno che cosa troviamo? Sempre nella speranza di trovare ovviamente la porta a forma di orologio. Perfetto, è uscita di nuovo, grazie. Certo, 7 SP in più non è che sia granché. Ma schifo non ci fa. Bunkichi, vecchio mio, sono qui per salvarti. Deve essere una delle persone scomparse. Dobbiamo prestargli immediatamente soccorso. Torniamo all'entrata allora. Ecco a te l'ombralare e la moneta suntuosa. Topazio. Ok, ti ringrazio. Non è stata voluta la rima, comunque. Altre persone scomparse? 133-35, ok, facile. Dobbiamo solo avanzare. Però vorrei fare un cambio. Invece di Junpei porterei Sanada, sai? O al posto di Mitsuru, magari. Allora, uovo prezioso. Non male come oggetto, però potremmo ottenere di meglio come mano arcana. Però dovrei avere uno spazio in più, quindi d'accordo. Così arriviamo subito alla mano arcana. L'importante è prendere il folle. Il folle è fondamentale. Sono tanti punti di esperienza in più, oltre a quelli che riceviamo appunto dall'impeto arcano. Bravo Sanada che sale di livello. Qui abbiamo gli amanti. Ok, sì, dovrei riuscire ad avere ancora il giusto quantitativo di carte. L'importante è il folle. L'importante è il folle. Giusto, giusto la papessa per gli assalti. Perfetto, Yukari sale di livello e apprende nebbia velenosa. Non ci serve. Grazie, ma no. Goccia di Amrita, invece, al posto di Mepatra, sarà molto meglio. Sai, a questo giro, quasi quasi, Yukari la teniamo sempre in squadra. Così la cerchiamo di far arrivare al 46. O se arriva, giusto giusto, l'orologio, facciamo entrare lei. Che succede? Non si vede nulla. L'intero piano è al buio. Usate la mappa per avanzare con cautela. Un piano particolare. Oh, ma guarda. Cosa? Potrebbero esserci oggetti che vale la pena di recuperare su questo piano, quindi occhio. Come l'hai fatto a vedere che io non lo vedo? Guarda quante, mamma mia. Laggiù, attenzione, non sei solo. L'ho visto, grazie. È dura vedere con questa oscurità, ma questo vale anche per il nemico. Ottimo, quindi non ci vedono loro, noi non vediamo loro. Tanto è più debole di me, quindi, che mi preoccupa a fare. Ah, proprio letteralmente anche da un passo non lo vediamo, non ci vede. E c'è anche una mano d'oro, aspetta che prendo la rincorsa. Neanche la mano d'oro gliene frega niente, fantastico. E meno male che l'abbiamo atterrata. Dai, se non ci esce una mano arcana, almeno prendiamo l'esperienza, la facciamo easy. Ecco, ti pareva. Ovvio, va bene, va bene, va benissimo così, sono punti esperienza in più lo stesso. Che ce frega, quanto facciamo? 9000. Perfetto, va benissimo, non c'è problema. Oh, bellissimo questo! Bellissimo! C'ha ovviamente gli attacchi di spada, sai che novità?
Evita il taglio, potenzia taglio e ne annulla vertigini. Vabbè, proviamo a menarlo. Minchia, quanta difesa. Ma ovviamente questo c'ha la madonna. Sai che ti dico? Ti congelo. Aia. Ti piacerebbe, no? Colpo critico. Però non lo uccidiamo, purtroppo. Purtroppo non lo uccidiamo. Troppo forte. Attacco tempesta. Bellissimo. Minchia. Ma era ovvio che l'avrebbe ammazzata, porella. Era ovvio che l'avrebbe crepata, però cavolo. È perfetto, è andato. Mi dispiace per Yukari, però almeno. Beh, 3000 non è neanche male. No, sto samurai era bellissimo. Anche a livello estetico era bellissimo. Mano dorata, madonna mia, ma sto piano. Sti piani. Un regalo continuo, eh. Mano arcana, vediamo. No, non è stata abbastanza fortunata questo giro. Eccola lì la mano dorata. E mano arcana sia. Però ovviamente niente carte. Sai che novità. Oh, ma è già salito di 2 livelli, Sanada. Complimenti. Vabbè che abbiamo guadagnato una marea di punti esperienza in sti piani. Ok, porta della monade. A questo giro non la saltiamo. Però c'è di nuovo un'ombra forte. E il che vuol dire che è il samurai. Carichiamoci e colpiamola. Così siamo in vantaggio. Sei stato un degno avversario. Ma ti devo dire... arrivederci. Potenza oscurità, ottimo. Iniziamo ad avere roba già un po' più. Elmo del samurai e Junpei sale di livello. Complimenti, cambio potenziato. Non è granché, ma sicuramente meglio di contrattacco. Certo, è una possibilità, ma non è chissà cosa. Ed ecco qui la porta. Chi sarà il nostro avversario? Una mano con una spada. Tra l'altro la spada elettrica. Molto carino comunque l'effetto. Mazionga. Meno male che l'hai evitato, bravissima. Proviamo allora il vento. Complimenti Yukari. Ci potevo arrivare subito, ma non era scontato. Mano arcana, per fortuna, e otteniamo... ah, il diavolo, ottimo. Evita colpo. No, il diavolo, molto meglio. Il doppio degli oggetti vuol dire tanti più soldini. Yukari sale di livello, complimenti. Oh, ma sto piano è bello carico di punti esperienza. C'è un teletrasporto, potrebbe essere utile. Al prossimo piano percepisco un nemico di alto livello, preparatevi. Ah, ma è... avverto una presenza ai piani più alti. Ok. Siamo a livello 48, possiamo fare Ariti, Mishaguji e Succube. Però elettricità pesante, già inizieremo ad avere attacchi molto più forti. Anche per le prossime fusioni. Dai, speriamo anche in una trasformazione di qualche abilità. Annulla colpo. Ah, finalmente iniziamo ad avere le difese. Lui è veramente tanta roba. Dobbiamo ovviamente solo coprirgli la luce. Lui potrebbe diventare benissimo il nostro nuovo Oni. Io sono Kurama Tengu. Non andare in giro a tirartela solo perché mi hai fatto diventare tuo alleato. Wow, che commento. Sto stronzo quanto era duro da tirare giù in Persona 5. Io sono Mietitore Bianco. Fintanto che rimarrò al tuo fianco, il mio potere ti donerà la vittoria. Per dimostrare il mio profondo apprezzamento per il tuo lavoro, il costo di evocazione delle persone al grimorio verrà abbassato ancora di più. Fanne buon uso. Ti ringrazio, finalmente. Tutti gli auto ce li ho già, quindi non ha senso usare Oni. Volendo glielo riesco a insegnare. Assalto ignobile ce l'ha già. Freccia velenosa io ce l'ho già come carta. Posso insegnargli potenza perforazione, supporto medico, carica e concentrazione volendo. Però adesso vediamo. Quindi supporto medico, potenza perforazione, freccia velenosa abbiamo detto ce l'ho già. Quindi carica e concentrazione. Carica e concentrazione sono le meno importanti, magari poi le tolgo. Io sono Hecaton Chairs. Ho distrutto i miei nemici sul campo di battaglia con tutte e 100 le mie mani. Ora ti donerò la vittoria. Però non hai 100 mani. Sarebbe stato difficile animarle tutte. Auto Maraku, la difesa del gruppo. Lui potrebbe diventare Oni 2. Per tutto quanto il gruppo potrebbe diventarlo, cavolo. Oh, ondata di caldo vuole cambiare. Se diventa mano di Dio, Dio santo. Amplifica luce, maledizione. Brutta questa. Questa mi ha fatto male. Ok, sono 2 clessidre. C'è un nemico potente più avanti, fai attenzione. È un altro guardiano, ma sembra il più minaccioso che abbia incontrato fino ad ora. Ogni guardiano è più forte del precedente. Concentratevi sui punti deboli, ricordate le basi. E poi posso aiutarvi anch'io, una sola parola e mi farò trovare pronta. Brava, allora sì, pronta. Ora abbiamo una nuova persona che aumenta la difesa di tutto il gruppo. Quindi, per il momento, possiamo stare tranquilli. Vederla così non mi dice nulla. Mi viene il vento, ma non credo proprio. Proviamo a colpire. Ma non penso abbiano debolezze, onestamente.
Resiste al vento, infatti, guarda caso. Difesa aumentata, Dobbiamo concentrarci prima su di te, allora, Danno di ghiaccio a tutti quanti, vediamo se funziona. Vediamo, resiste anche al ghiaccio, aia. Porca miseria. Mi sa che questo... Oh, sono confuse tutte e due, no. Vediamo, vediamo come va. Resiste lei alla luce, fantastico. Ti piacerebbe. Oni, colpisci. Qualcuno è debole oppure ho fatto un critico. Wow, me la rendi facile questa battaglia, stronzo, ora. Me la rendi proprio facile. Non buttarmi nulla. 9000 yen, ma tu sei pazza nel culo, Yukari, me li ripaghi quelli. No, ti prego. Ma porco... Hanno buttato via 18.000 yen, ste deficienti! Ste deficienti, hanno buttato via un sacco di soldi! Perché non l'ho fatto prima questa cosa? Perché mi sono dovuto andare a perdere 18.000 yen? Che recupererò, per carità, però porca di quella puttana! Ora c'ha paura, che ti pareva. Boh, e almeno ste due deficienti le abbiamo tolti. 18.000 yen mi hanno buttato, ste cretine. Vabbè, niente mano arcana purtroppo. Con le boss fight non funziona. Va bene, non importa. Me li recupererete voi due i soldi, Ottimo, abbiamo sconfitto un nemico potente. Abbiamo vinto grazie alle tue istruzioni, Star-san. È anche merito tuo. Non tutto, però. È stato davvero incredibile. Per funzionare bene una squadra deve ricevere ordini precisi dal leader. Lo so. Oh, scusa, l'ho detto così all'improvviso. È che mi sono sempre sentito così e volevo dirtelo. Comunque, continuiamo così. Voi due mi dovete un sacco di soldi. Forziere da due, vediamo che cos'ha. Speriamo un'arma, speriamo sia buona, vediamo. Giubbotto balistico. È vero che avevamo trovato... È vero. Aspetta un attimo. Di controllare anche le scarpe nuove che ci sono arrivate. Cambio potenziato. Sì, sì, si può fare. Giubbotto balistico. Riduce i danni fisici. Potrei darlo proprio a Yukari, visto che è un po' più debole. Dobbiamo tenerla al sicuro anche per le nostre cure. E il bustino dell'armata con recupero 1. Vediamo se funziona con Fuka. Pochissimi SP ogni turno. Ma come abbiamo detto, Fuka non è un problema. In teoria però dice ogni turno. Allora, Fuka c'ha 237. Vediamo se ai prossimi combattimenti aumenta. Ah, altra battaglia. È un nemico più potente, lo vedo. Combattiamo il carro armato, forza. Carro armato, quindi immagino non abbia grandi debolezze. Non penso proprio che sparagli abbia senso. Però proviamo. Beh, non è debole almeno. Cacchio. Meno male, non ha fatto tanti danni. Ha caricato 3 proiettili. Vabbè, allora scusami ma ti colpisco. Ne approfitto prima del tempo. Con sto vestito questa animazione è fighissima comunque. È davvero figa. 200 di danno però è veramente micragnoso, eh. Vabbè, proviamo un attacco di luce pesante. Dubito però. 82. Vabbè, gli stiamo facendo danno. Non troppo, però congeliamolo. 400, non l'ha congelato, però comunque un bel po' di danno l'abbiamo fatto. Tu cura il gruppo, che così ti carichi anche la tua teurgia. Perfetto, bravissima. Ok, che cos'è fatto? Aumenta l'attacco, si aumenta anche la difesa. Sta facendo tutto, pensa un po'. Ah, quindi 3 proiettili erano per questo? Lo puoi analizzare, giusto per curiosità? 202, minchia, è debole al vento, ma davvero? Cioè, il vento era la cosa meno probabile che su cui avrei puntato. Onesto. Tieni, beccati questo. Pensa, un carro armato gigante che si fa abbattere da un colpo di vento. Perfetto, il primo assalto è andato. Ok, ora che lo colpiamo anche con Yukari. Facile facile, lo abbattiamo. Ma dai, come hai fatto a mancare? Ah beh certo, l'illusione. Garudine e tiralo giù. Mi sa che sopravvive, sai. Forse però se lo colpiamo proprio con Yukari vinciamo. Dai, manca pochino. Manca proprio poco. Mi dispiace ma ha trovato la tua debolezza. Madonna mia che stronzo.
Ripeto, trovata la tua debolezza, tutto il resto è facile. Proviamo a colpirlo con assalto ignobile, vediamo come va. Ma dai, mancato, ma porca miseria. Dai, usa la tua teurgia, forza. E ora colpiscilo, per favore. Non mancarlo. Brava. Però 55, Dio mio. Mamma mia, la pochezza di questo attacco. Ah, però è andato, per fortuna. Dai, è stato facile. Molto più del previsto, in realtà. Non è che ci facesse chissà quantità di danno. Però siamo saliti di livello. Complimenti a tutti. Lui apprende Bufudine, attacco di ghiaccio pesante. Ale, tu apprendi Tretrakarn. Erigi una barriera per un alleato. Beh, non è male. Ottimo lavoro, questi guardiani sono assidui, eh? Forse è il caso di smettere qui per ora. Che ne pensi? Ho appena cominciato. Oh, qualcuno è motivato. Ok, vediamo quanto riusciamo ad avanzare. Il più possibile, per favore. Però, visto che c'è un teletrasporto, lo sfrutterei un attimo anche solo per un salvataggio. Potenzia bersaglio singolo, buono. E questo è da 2, perfetto. Un'arma, ti prego. Scarpe protettive. Sopporta oscurità. Beh, per Amada non sarebbero male queste. Però 30 SP sono buoni, cavolo. Meglio evitare che muore con un colpo solo. Ok, finalmente abbiamo ottenuto giustizia. E certo, ora che ho ottenuto giustizia non mi esce l'ultima mano arcana. Però anche lui sale di livello. Direi che appena troviamo un altro teletrasporto possiamo cambiare i membri del party. Percepisco un'altra presenza molto forte, anche se ancora piuttosto lontana. Trova la porta della monade. Ah, cavolo, lo sapevo che dovevo... mannaggia. Dovevo fare il cambio prima di salire nel livello. Ah, che stupido, ho mandato Mitsuru in avanscoperta, però c'era la porta della monade. Di nuovo, ho fatto lo stesso errore dell'altra volta. O meglio, l'altra volta non sono proprio entrato. Questa volta entriamo con uno di meno. Vabbè, dai, me la posso cavare. Anche se quello è un minotauro incazzoso. Debole al fuoco e resiste a tutto. Che stronzo. Peccati questo. Perfetto, peccati questo critico, scemo. Mano arcana, ti prego. Ok, potrebbe non essere male, sai. Non è granché, però. Dai, va bene, la prendo e fa niente. L'all out attack. Impeto arcano. E le carte salgono di livello, dai. E a questo giro direi Maragion e più soldi per noi. E noi saliamo di livello, fantastico. Anche in uno di meno ce l'abbiamo fatta. Facilmente, tra l'altro. Scrutatore nel profondo, trofeo 10 porte della monade. Ottimo, ci siamo riuniti, io sono già andato avanti in ricognizione, ho anche trovato questo. E là, quanta bella rubina oggi. A quanto siamo di soldi? 400.000, non male, non male. Mano arcana, esplosione vraja e tanti punti esperienza. Beh, direi che a questo giro le cose stanno iniziando ad andare per bene. Brava Mitsuru che sale di livello e anche Oni. Oni ormai, cioè, una bestia inarrestabile. Che ogni volta ci sono un sacco di teletrasporti. Però io non voglio usare questi qua monodirezionali, perché sennò poi mi devo rifare di nuovo tutti sti piani. Che per carità, non sono neanche chissà cosa. Ormai siamo over, over, over. Però esatto, a questo giro c'era una boss. Tanto vale finirla e poi andiamo. Guarda un po'. Avverto una presenza ai piani più alti. È un piano che non abbiamo ancora visto. Ma va? Manca farlo apposta. Dunque, vediamo il suddetto tavolo. E a proposito del tavolo, ho scoperto una cosina su Fuka, purtroppo. Gli equipaggiamenti che le ridanno SP non funzionano. Quindi andiamo e combattiamo. Se non hai intenzione di spostarti, ci penseremo noi. È un tavolo. Basta prenderlo in due e spostarlo di lato. Addirittura appena iniziato. Ma che figlio di puttana! Ma non è neanche iniziata la battaglia! Ma porca, ma guarda te! Oh, è vero che lei c'ha un'arma nuova. Cos'è quel pugno? Cosa sei, gigrobo d'acciaio? Dai, vediamo le frecce se funzionano. Ok, perfetto. Vediamo se i colpi gli fanno qualcosa. Blocca i pugni, perfetto. E a questo punto direi di provare un attacco di buio, visto che ha fatto un attacco di luce. Vediamo. No, non gli fa abbastanza danno. Masukunda, che cos'è che fa? Ci diminuisce l'illusione. Aia. Questo cerca di ucciderci istantaneo, eh. Questo ci ha abbassato l'illusione apposta per evitare che evitiamo il suo instamorte. E non ha debolezze. Cacchio. Quindi qua è una sfida da batterlo il prima possibile. Devo sperare che la nostra teurgia si carichi immediatamente, che così poi possiamo attaccarlo in modo più efficace. Oppure la scelta più facile, per noi almeno, è metterci una persona che non ha la debolezza alla luce. Andiamo di concentrazione, poi Megiddo.
Andiamo proprio facile. Ovvio. Guarda, lo sapevo. Guarda quanto lo sapevo. È stata la scelta più logica e anche la migliore. Potrei anche provare soffio pestilenziale. Secondo me lo uccidiamo, dai. Al massimo lo avveleniamo. Nella speranza, esatto, che lo uccidavamo. Perché se cambiavo adesso e mi facevo un attacco insta-kill, eravamo fregati. 23.000, madonna mia. Anche sono salite due persone di livello. Pensa un po' che culo. Samel urlo spettrale. Dovremmo aver finito. Sei meglio di quanto pensassi. Ora capisco l'entusiasmo di Aki. Anche tu non scherzi. Beh sì, neanche io posso permettermi di trattenermi. Muoviamoci. Vediamo i forzieri che ci sono qui. Perché le richieste di Elizabeth erano di trovare due armi. Ma ancora non le abbiamo trovate. Vediamo questo da tre. È un'arma grazia di Gaia. No. Perfetto. Bene, che abbiamo qui? Dovrei riuscire ad usarlo. Grazie di Gary, sembra più forte dell'arma. Vabbè, sì, sei solo tu che la usi. Ma è lo stesso martello o è solo un caso? Grazie di Gaia, 220 danni su nemico a terra. Non è neanche niente di che. Certo, autoribellione per 30 punti in meno non è male, però... Per lui è meglio puntare i danni. Mentre di qua che cosa avremo? Incenso del potere, va bene, va bene. Quindi da questo piano ora dovremo iniziare a cercare la persona scomparsa. La torre, mamma mia. Vabbè, tanto sei in angoscia, quindi è un critico assicurato. Madonna mia che resistenze che c'ha questo qui. Questo qua i colpi fisici proprio... Vabbè, andiamo di teurgia, facile facile. Quindi sei debole al ghiaccio, vedo. Addio la torre. Un'altra porta, eh? Beh, tanto vale farle. Ormai il trofeo l'abbiamo preso, però comunque. Yukari ormai sta salendo, pam, così di livello. Però effettivamente un healer di alto livello sicuramente fa comodo. Gli impedisce di morire per qualche cavolata. Ok, abbiamo il prete delle mani. È stato facile. Ah, i premi non erano nulla di che. E ci sono altri due forzieri. Oh, ma quanti teletrasporti su questo piano, eh? Su questo tipo di piani è pieno di teletrasporti. Bravo ragazzi che sale di livello. Rigenerazione 3. Non è terribile, però... Potremmo ottenere di meglio, secondo me. Danza sexy, guarda. Ti direi anche di no. Se posso avere carte migliori. Brava Aegis che sale di livello. Oh, finalmente, una delle persone scomparse. Quindi abbiamo il forziere dorato e la persona. Forziere da due. Resisti fuoco. Sì, speravo più che altro nell'orologio. Comunque salviamo la persona, ritorniamo all'entrata. E la prossima 137. Facciamo un piccolo cambio, giusto per livellare tutti. Junpei e di nuovo Ken. Mano arcana, Maega. Perfetto, iniziamo a prendere carte nuove. Mi chiedo quanti piani manchino. Ok, qua abbiamo una boss fight, abbiamo una mano nera, una mano bianca e un tizio sul dondolo. Tra 8 piani, perfetto. D'accordo, andiamo. A cosa saranno deboli le manine? Che saranno sicuramente dei buffer e dei debuffer. Guarda, guarda. Non avevo nessun dubbio. Aia, oh, meno male che l'ha fatto sull'unico che non era angosciato. E vediamo di chiuderla al più in fretta possibile questa storia. Ok, la manina è molto resistente, cavolo. Ai 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 ai, mi sa che ho capito come funziona questa battaglia. Mi sa che questa battaglia è una mano è magica, un'altra è fisica. E il tizio lì fa un sacco di male. Cacchio, resistono un sacco questi, eh. Basta con sti buff, maledetto. Vediamo di finirla in più fretta possibile. Una delle due mani deve andarsene. Una delle due mani deve crepare, malamente anche. Dunque, vabbè, non importa quanto facciamo o quale resistenza abbia, perché comunque con la teurgia il danno lo facciamo. Il problema è che resistono un sacco. Hanno un sacco di resistenze ste maledette. Cacchio. Nonostante comunque noi veniamo, questi qua mica male. E allora la cosa più ovviamente utile è andare di attacchi divini qua, per forza. Andiamo di concentrazione. Dobbiamo curare però Shinji qua noi, eh. Ecco, ti pareva. Ma sempre su di noi, ma porca di quella... Oh, ma sempre su di noi, eh. Ancora, ma basta. Basta sto buffer e debuffer, maledetto. Guarda un po'.
Uff, meno male che l'ha fatto su di lui. Sai che questa giro mi sa che... la devo tentare. Perché non ho... è debole al fuoco, fermo. Perché non ho ancora fatto questa cosa? Io sono scemo. Ok, debole al fulmine, cacchio, sì. Perfetto. E la palla la passiamo a noi a sto giro. Beh, già sapere che fuoco e fulmine fanno danno a sti stronzi è già un bel vantaggio ora. Dobbiamo sperare che il veleno faccia qualcosa, ne dubito. Ne dubito altamente. Però, abbiamo fatto un bel po' di male. Il danno divino è sicuramente stata un'ottima scelta. Dai, cura tutti tu per favore. Che ne abbiamo bisogno. No, guarda, finché le mani stanno giù, a me frega relativamente poco. Cos'è che fa la difesa? Lo so. È che non abbiamo abbastanza punti per vedere cosa è debole lui. Proviamoci. Ci provo. E si cura anche con... Orca troia. Oh, ma questo tutte le resistenze lui ce le ha, eh. Porca miseria, Amada. Meno male. Hai puntato al cavallo sbagliato, fra. Hai puntato al cavallo sbagliato, mi spiace. Ok. Devo sperare che il prossimo turno sia ancora il mio. Devo farmi una concentrazione e sperare che il prossimo turno ancora sia il mio. Così, con la concentrazione e il soffio, li ammazzo. Di nuovo, soffio pestilenziale e le manine dovremmo salutarle a sto giro. Ancora per poco, ti prego. Ti prego, rimani giù. Rimani giù, maledetta, maledetta. Vabbè, il veleno è almeno dei problemi, porca miseria, però. Forse dovevo fare il fulmine. Vabbè, no. Meglio curare a sto giro. Tu rimani giù, ti prego. Ah, si è rialzata. Oh, però credo che abbiano finito tutti i buff o gli SP a sto giro. Quindi, teurgia, dovremmo riuscire ad ucciderlo. Dovremmo. Cioè, nel senso, fagli abbastanza danno ed evitare che loro le curino. Ok, no. Questo è tanto resistente sotto ogni punto di vista. 400 punti. Non è granché, eh. Siamo ancora sopravvissuti. Dai. Allora, Aguilao e questa via. Perfetto. Poi tocca a te. Vai di fulmine. E anche quest'altra manina ci saluta. No, è ancora viva. Quindi la passiamo a noi. No, non possiamo, cavolo. Prosegui. Addio la manina. Perfetto. Tu, l'unica cosa che puoi fare purtroppo qua, o curiamo tutti oppure va di attacco divino. Curiamo tutti, che è la cosa migliore. Perfetto. Lo so. Teurgia. Via, tanto sei rimasto da solo. Non puoi fare molto. Hai tutte le difese che vuoi. Non me ne frega niente. Ormai è la fine. Puoi resistere tutti gli attacchi che vuoi. Porca miseria, hanno ucciso il bimbo. Meno male che abbiamo un sacco di perline, mamma mia. La cosa più ovvia è continuare con gli attacchi divini, che quelli non ti sbagli mai. Certo, purtroppo non facciamo granché di danno, perché questo è veramente tanto resistente. Però tanto ormai sei arrivato veramente alla fine, quindi puoi resistere tutto quello che vuoi. Non sopravviverai a questa battaglia. A meno che non gli fanno una cura totale adesso. Oh, mamma mia. Che battaglia. 27.000 punti, guarda, che è tanto di guadagnato sto giro. Quindi finora avete sconfitto un sacco di nemici come quello di poco fa, giusto? Quando combattete avversari più forti di voi, c'è qualcosa di importante da tenere a mente? La testa sulle spalle, cioè devi tenere sempre in considerazione tutto. In parole povere, mantenere la calma, come il Ranger Blu. Esatto, bravo. Amada-kun, non preoccuparti, è normale iniziare con piccoli passi. Ti ringrazio per l'interessamento, ma... Se dice che vuole diventare più forte, lasciategli fare quello che gli pare. Ha già deciso da tempo, dal momento che è qui, giusto? Sì. Ecco, se sei davvero preoccupato per lui, allora offrigli supporto. Ricevuto. Scusami, Amada-kun, fammi solo sapere se hai qualche problema. Sì, certo, grazie mille, apprezzo molto il tuo aiuto.
Grande, grande Shinji. Quindi 8 piani mancano. Gilet ardente. Gilet ardente per Sanada. Illusione al ghiaccio. Niente eccezionale, ma è dedicata a lui, quindi va bene. Devo dire che questa parte della torre, cavolo, è stata facilissima. Tutte quante le debolezze erano tutti attacchi base che facevamo. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Non ho visto se c'era la porta della monade, ma vai pure. No, infatti non c'era, per fortuna. Forziere, incenso della magia. Guarda, ora che mancava qualcuno. Ma chissà cosa succede. Stavo giusto pensando, chissà cosa succede se appare la torre dell'orologio, ma qualcuno manca dalla squadra perché è andato di sopra. Onestamente non ne ho idea. Andiamo a scoprirlo. Chi è che ha bisogno di recuperare? O meglio, chi è che sarebbe meglio che recuperasse un po' di punti? Ah, può anche aumentare di livello Fuka, è vero? Non ci avevo fatto caso. Beh, Fuka è la persona più inutile da livellare, onestamente, perché è sempre con noi e sempre livella. Quindi rimane Sanada, che è 7 livelli indietro a noi. Io farei Amada e proprio Sanada a questo punto. Il problema è che Amada adesso dov'è? È tornato anche lui qui. Ah, prima che mi dimentichi, se stai tornando ad esplorare, lascia che ti dia quello che hanno trovato. Ok, ecco cosa succede. Ecco cosa succede, non è che ha trovato chissà cosa, però. Oh, persone nuove. Perfetto, vuol dire nuove fusioni. E questi due adesso si sono sparati 7 livelli così a gratis. Amplifica ghiaccio. Oh, questo sì che sarà utile. Matarunda riduce l'attacco dei nemici. No, meglio che tu fai il buffer, non il debuffer. Anche se dia, possiamo togliercela. E Mazukukaja aumenta la precisione del gruppo. Perfetto. Tu invece Samare Karn e Assalto Ignobile. Lui arriverà un momento in cui dovremo decidere per bene cosa è meglio puntare e cosa non. Un'altra mano d'oro, eh. Oh, ma Zia tante soddisfazioni ci ha donato, eh. E soprattutto è facile, facile da fare questa. Abbiamo due che menano a mani nude, quindi voglio dire, questa era una mano arcana assicurata. Quanti punti esperienza prenderemo? Beh, 15.000, non male. E c'è la porta della monade. E il nostro nemico è il braccio con la spada. Anzi, già sappiamo chi è, meglio ancora. Non pensavo che questi nemici si replicassero. Questa è stata facile facile. E i premi di nuovo non sono nulla di che. Devo dire che questa parte del Tartaro, le porte della monade non sono granché in fatto di premi. Però in fatto di livello, nemici facili da uccidere, tantissime mani d'oro. Non c'è proprio da lamentarsi qua. È pieno di teletrasporti se tu avessi difficoltà, voglio dire. Difficoltà poi, cioè. Ed ecco qua un'altra persona scomparsa. Mano arcana, forziere. Niente di eccezionale. Quasi quasi speravo di nuovo nella torre dell'orologio. Ed ecco qua infine la persona scomparsa. E con questo dovremmo aver fatto tutto. Vediamo se riusciamo a fare qualche fusione nuova. Allora, siamo a livello 51, possiamo fare fino a Dioniso. Ok, questa persona ha delle belle cure. Mi chiamo Ariti. Sorveglierò la tua crescita per sempre al tuo fianco. Mi chiamo Succube. Vuoi stare con me? Allora ti terrò compagnia notte dopo notte per il resto dei tuoi giorni. Incredibile che sia una persona di livello 41 questa. Raddoppia gli effetti di risucchio vitale e risucchio spirituale. Wow, invece che 6 ti dà 12. Danno di oscurità pesante a un nemico. Cavolo, se mi dava anche amplifica oscurità era perfetta. E Shinji sale di livello. E apprende attacco mortale, che fa danno pesante a tutti i nemici. Possiamo salire. Ok, tu sei il mio ultimo avversario, vero? Il prossimo piano è un piano di confine. Fantastico. Quindi switchiamo Akiko e Amada. Mettiamo Yukari e Mitsuru. Forza, uccidiamo l'ultimo nemico, che tra l'altro è talmente alto che non si vede neanche. A rigor di logica, se mi ricordo persona 4 dovrebbe essere debole al vento, ma non ci giurerei. Proviamo. No, a quanto pare no. Blocca il vento. E allora cosa sei debole? Al ghiaccio? Ci proviamo. No, visto già così non sembrerebbe. Blocca tutto. E allora guarda, tentiamola. Almeno i colpi li prende, dai, almeno quello. Possiamo stare tranquillo. Beh, cacchio, non si muove proprio di un millimetro questo, eh? Vediamo. Non è debole a nulla. Ok, quindi è semplicemente un nemico da abbattere. Dai, aumentaci le statistiche e facciamola finita. Sono di merda. Vai, tanto siamo alla fine. Andiamo di tutte le teurgie. Facile facile. Ma proprio lui mia peribale, proprio non si scompone minimamente. Concentrazione, aia, vuole fare un colpo bello magico questo, mi sa.
E allora cercheremo di abbattere la fortezza il prima possibile. Vediamo quanto facciamo con Mitsuru. Beh, sì, dai. Sì. Muore tranquillamente questo. Che volendo. Non ho neanche bisogno di usarla io. Ah, ho fatto troppo lo sgargiulo, eh. Ci ho sperato troppo. Forse avrei dovuto farla, invece. Maraghio. Pensavo chissà cosa facesse io. Ecco qua, è andata la fortezza. Con l'acquisto della pietra del pentagramma ora puoi fondere Decarabia. Ah, bello. Però cavolo, 37.000 punti esperienza per sto cosino qua. Proprio regalati, eh. Tu apprendi via di fuga. Ah, torna all'ingresso del Tartaro. Finalmente un'abilità interessante. Rivela il piano corrente, fornisce una scorciatoia al piano. Wow, per 50 SP me lo cerco da solo. Che gran rottura di palle. Vogliamo fermarci qui? Preferirei andare avanti, tanto siamo arrivati alla fine. Ricevuto. Beh, sei tu il capo. Mi adeguo alle tue decisioni. Bravo, perché sono le migliori. Quindi qui abbiamo l'altra porta della monade, dove troveremo un'altra carta. Però prima, ovviamente, forziere da tre. Spero non sia un costume. Abito da sera, lo immaginavo. Uovo prezioso, questo è buono. E qui avremo un'arma. Un'arma per... spero per noi. 200 con 88 di precisione e chance di critico alta. Sì, sono 50 punti in più, per carità. Però la cosa più intelligente, ovviamente, ora torniamo indietro, salviamo e direi di cambiare membri della squadra. Ed eccola qui. Quale sarà il prossimo arcano maggiore che incontreremo? Il tarocco del diavolo sta reagendo. Quindi abbiamo la torre teste. E ok, questo è stato facile. Quanti punti ci prendiamo? 3000. Wow, veramente il nulla. Gran fendente. Ok, carino. Gran fendente 192, 96 di precisione, magia 3, cambio potenziato, è la madonna. Prossimo nemico, i due amanti. Ok, questi se rimangono come gli altri dovrebbero essere deboli allo sparo. Beh, è ora di entrare in azione. Spero che non sia come l'altra volta che dovevo ucciderli assieme, perché è stata davvero una gran rottura di palle. Vediamo. Non lo so, però ho fatto un critico. Maggiori danni se qualcuno è atterrato. Meglio di così. Mi sa che proprio puoi morire. Letteralmente. Puoi proprio morire. Anche questo. Facile facile. Che cosa conterrà il prossimo forziere? Pantaloncini bicolore e memorie 1. Ok, il primo. Un essere che esiste tra tempo e spazio che abbiamo chiamato Ombra. Nel suo potere abbiamo creato un dispositivo che manipola il tempo. Penso alla mia prima nipote ed è ciò che ne sarà del gruppo Kirijo quando sarò morto. Quindi davvero sono riusciti a controllare il tempo tramite le ombre. Ma come fa un'ombra ad avere il potere sul tempo? Cioè, le ombre sì, hanno qualcosa di sovrannaturale, ma addirittura il tempo è molto più di quanto potrebbe essere una semplice ombra, eh. Cioè, onestamente, che controllino il tempo mi sembra un'esagerazione. E subito, appena entrati. Neanche il tempo, neanche un caffè. Uccidi? Ah, di poco, peccato. Potevi farcela. Però è spettata Junpei la fine. Mano? Perfetto, perfetto. 7000 punti esperienza. E Quetzalcoatl prende amplifica ghiaccio. Amplifica ghiaccio ci sarà utile più avanti, di sicuro. L'ombra ha assunto le sembianze di quella che reputo la madre sacra. Forse ogni madre al mondo è capace di sferrare attacchi così potenti e devastanti. Capisco, starò attenta a non fare mai arrabbiare una. Sembra che abbiate sconfitto tutte le ombre. Oh, fantastico. Quindi lì abbiamo l'ultimo dei tarocchi. Tarocco che sarà che cosa? La luna? No, la torre. Le statistiche delle tue persone attuali aumentano di uno. Carino. Di tutte le persone, tra l'altro. Neanche solo quella equipaggiata. Ottimo, ottimo, ottimo. Certo, uno non è granché, però cavolo. Il numero degli arcani maggiori ottenibili è aumentato di uno. Perfetto. Un'altra carta? Ma che roba è? Beh, di certo non troveremo risposta qui. Andiamocene. Ed eccoci arrivati al piano di confine ed è tutto spento. Comunque abbiamo fatto grandi progressi, ottimo lavoro. Tornate quando siete pronti. Vecchio testo 6. Quindi non mi ero sbagliata, le ombre non sono nate da sole, sono nate dagli esseri umani. Se la mia teoria è corretta, raccogliere ombre vorrebbe dire raccogliere l'essenza umana? Comunque adesso sembra una chiesa in ristrutturazione. Ok, Elisabetta, ecco te l'arma, minerale ed ecco te il vecchio testo. Beh dai, è stato molto proficuo oggi.